Mini recensione richiesta da, tramite Patreon da Filippo Calcinai, che mi chiede di fare due parole sul film del 2001 di Amenabar, ovvero The Others con Nicole Kidman. Chiaramente anche questo è debitore di Henry James e del suo giro di vite. È la storia appunto di Grace, che ha due figli, ne siamo a fare il figlio 800, vive in questa casa sperduta nel niente insieme ai suoi domestici. I bambini soffrono di una rara forma appunto di impossibilità di essere messi alla luce, quindi devono stare sempre rinchiusi in casa, e inoltre in questa casa sembra che ci siano delle presenze. Non è un caso che la Kidman chieda a tutti di chiudere sempre la porta dietro di sé, anche per il pericolo appunto di esporre i propri figli al sole e a tutto il resto. Chiaramente sotto ci sarà ben altro, e il finale è anche gradevole, seppur io l'abbia sputtanato dopo un quarto d'ora. Ma detto questo, parliamo di questo film di Amenabar. Bisogna subito dire che la messa in scena è fantastica. Questo horror, thriller, gotico funziona benissimo, prima di tutto perché c'era ancora una Kidman non ancora diciamo così cantonese, ma ancora più o meno australiana, ancora non parlava il mandarino, insomma, per capirsi, non si era tirata a tal punto che pareva appunto venire dalla Cina. Per il resto era bravissima, il film è bellissimo, costumi e scenografie eccezionali. È chiaro che Amenabar gioca sugli stilemi di un certo tipo di cinema che in quel momento andava di moda, come poteva essere Il Sesto Senso, quindi il film col finale ad effetto e tutto il resto. È che questo film di Amenabar, al di là del finale d'effetto, che effetto non è perché l'ho schiamato subito, proprio funziona proprio per la costruzione, in realtà. Un'altra volta della tensione, un'altra volta si parla dall'horror al thriller al melò al dramma familiare. Non è un film assolutamente stupido in questo punto di vista, scava dentro i personaggi grazie poi a una fotografia, a una messa in scena straordinaria a livello tecnico. Amenabar non si discute, forse questo è uno dei suoi film migliori nel senso stretto del termine, va al succo, riesce insieme con Tesi si apre gli occhi. Poi io che sono di genere, sono i suoi film che amo di più, e in questo The Others riesce praticamente a trasformare una storia anche abbastanza semplice e risaputa in qualcosa anche di originale, proprio come messa in scena, proprio come recitazione, proprio come dialoghi. Siamo di fronte a un film appunto che non può, come ho detto, non ricordare un certo tipo di gotico anche anni 50 e anche cormaniano volendo anni 60, se non addirittura della Hammer per alcuni colori accesi, che qui però vengono desaturati da questo utilizzo enorme dell'ombra. Dietro, fuori da questa casa, c'è solo ombre e nebbia da tutte le parti, che sembrano quasi dividere appunto il mondo dei morti dal mondo dei vivi, chi vedrà il film quali sono gli uni e quali sono gli altri. Un film che inquieta con un bellissimo ritmo, il ritmo giusto per il gotico, con una tensione che rimane sempre lì presente e che arriva anche a spuntare nell'orrore in due o tre punti, senza però utilizzare assolutamente nessun trucchetto, ma proprio utilizzando la narrazione, la tensione hitchcockiana di derivazione. Quindi un film secondo me che funziona ancora ora, sono passati 20 anni, ed è un film che non è invecchiato per niente, si vede benissimo, è ancora un ottimo film, non è un capolavoro ma è un gran film di genere, uno di quei film horror che mancano, che adesso al cinema probabilmente andrebbero a vedere in 16, perché non c'è nessuno che vola, nessuno che spara a bambole assassino o cose del genere, e quindi è un film anche in un certo senso retro. Solo per il suo essere retro a me fa tanta simpatia, è un retro nel racconto, è un retro diciamo così narrativo, ma non assolutamente visivo, perché Amenabar non registra avanguardia, anche qui utilizza una regia macchina a mano, macchina ferma, movimenti in piano sequenza, movimenti in steady e tutto il resto, con carrelli, con una grandissima grandissima tecnica, senza mai che essa si mangi il film. Quindi siamo di fronte a un film horror classico, di quelli che non devono mancare però nella collezione di chi dice di amare il genere, perché qui siamo di fronte a Amenabar. Amenabar non si perde mai, ha una Kidman eccezionale, ha un insieme appunto che è a tratti davvero imperdibile. Grazie ancora quindi a Filippo per avermi fatto parlare di questo The Others, che era uno dei film di cui probabilmente non avevo mai parlato e che invece si meritano di essere comprati dai link vi sotto, di qua al solito c'è le donazioni per Patreon. Quindi ci si vede alla prossima recensione per Patreon, dicendo un'altra volta che questo The Others è per me un filmone.